Veniamo a noi, perché tu hai allenato Sasanelli 2 anni fa intorno alla Viareggio Cup, Sassuolo Under 18 se non vado errato, no? Sì, giusto. Sì. Ecco, Luca Sasanelli, che giocatore è? Ma è Luca, un ragazzo giovane che ha grandissimi margini di miglioramento. Non lo dico tanto per dire, perché comunque anche quando era con me era uno dei giocatori con maggiore qualità, ma si vedeva che doveva esprimersi ancora tanto, aveva delle qualità tecniche superiori sicuramente al resto della squadra. Sono contento che abbia fatto questo salto di categoria, specialmente vabbè, Pescara ancora di più. È un ragazzo che non si risparmia mai, aiuta la squadra, ma allo stesso tempo riesce a dare grande incisività nel reparto offensivo. Vede la porta molto bene, ha un gran tiro, ha forza sulle gambe, giocatore che in prospettiva potrebbe avere un'ottima carriera. È da inquadrare ancora bene dal punto di vista tattico, a tuo avviso? Sicuramente si può adattare anche come punta centrale. A mio avviso, conoscendo anche il mister, quello che lui che chiede alla punta, io lo vedo per il suo modulo, per il suo modo di interpretare il calcio, meglio sull'esterno, perché è molto bravo senza palla a tagliare dietro la linea difensiva, quindi secondo me poi alla fine l'adatterà lì, perché poi quando prende palla sull'esterno nell'uno contro uno è micidiale, che come ho detto ha forza sulle gambe, non ha paura di puntare l'uomo, e in più riesce anche comunque a servire il compagno per fare gol, quindi come gioca il mister è perfetto in quel ruolo, secondo me. Quindi Sasanelli si può adattare come punta centrale, ma meglio come esterno, eh? Sintetizziamo così? Sì. Assolutamente. Non è altissimo, Emanuele, però mi dicevi oggi pomeriggio che è un giocatore che ha forza, oltre sì. A tecnica. Oltre alla tecnica. Sì, ha forza, è caparbio, non si arrende. Non è facile da spostare, quindi al di là dell'altezza quello che conta è anche l'attitudine, la forza mentale e la voglia comunque di combattere, quello fa la differenza. Poi ha un'ottima struttura fisica a livello proprio di gambe, uh-huh. Ha una gamba importante sia nel breve che nel lungo. Comunque lo stai guardando il Pescara di Zeman, no? Anche in televisione, immagino, no? Sì, mi capita, sì, capita spesso, sì. Senti, ma secondo te, ecco, per esempio, il centrocampo è proprio congeniale al suo tipo di calcio? Valutando e analizzando le caratteristiche. C'è qualcosina di diverso c'è rispetto a quello che chiede lui, quello sì, quello sicuramente. Però penso che Pescara purtroppo non ha dato continuità nei risultati in questa stagione qui, però sulla carta è una delle squadre più forti. Ormai il Cesena penso che sia avvantaggiata rispetto a tutte le altre, la Torres se la giocherà fino alla fine, ma poi alla fine certo. Il campionato lo vincerà penso il Cesena, e il Pescara però perché al 99% secondo me entrerà nelle prime quattro posizioni, e poi playoff con quel tipo di giocatore lì può ambire a vincere il campionato e i playoff finali. Senti, ma sei stato vicino alla panchina della Primavera del Pescara? Perché se ne è parlato in un periodo. Oh, sapete tutto, No, c'era stato, sì. Avevamo parlato inizio anno, avevo dato la mia disponibilità, poi dopo per una serie di cose non è andato in porto, però mi avrebbe fatto molto piacere tornare a Pescara.